Presidente, Olivia 32 denti, insomma, una gioia incredibile incontro con un pubblico eccezionale che l'ha lanciata, molti santi quali sono state le presentazioni. Adesso, dopo 4 anni, posso dire non una lunga storia, ma le cose più importanti. Sono venuto a Spezia nel 2008, agosto, non conoscevo la città, non conoscevo molto il calcio. Sono venuto tramite un amico che si chiama Alfredo Coperti e lui promise, e io non capivo nemmeno perché, che in 5 anni dovevamo andare in C1. Visto e considerato che in 4 anni siamo in B, penso che quello che ha promesso è l'altra mantenuta. Da parte mia, personale, da un anno e mezzo circa che seguo un po' di più, pur essendo sempre in giro per il mondo del lavoro, e quello che vorrei garantire è due cose. La prima, che siamo riusciti a dimostrare in questi anni che abbiamo fatto la politica giusta, stiamo investendo soldi al Perdeghini per creare un centro sportivo, direi, nella nostra categoria tra i migliori in Italia, e il lavoro principale del nostro direttivo, della nostra società, Spallenza, Luigi, Ricci, non vuole dimenticare nessuno, Conti più l'allenatore, inizia da domani, perché giocare in D o in C2 o in C1 è difficile, ma si partecipa, ma domani siamo in B. E adesso possiamo dirlo, speriamo anche di vincere la Supercoppa con la Ternana, così per completare l'annata e dare più fiducia a tutti loro, soprattutto ai dirigenti, ma dicevo prima che da domani inizia la vera società che è stata creata con qualche cambiamento in questi 4 anni, senza l'esperienza del calcio almeno da parte mia, e vedremo da domani ciò che siamo capaci di fare. Il nostro intento è quello di partecipare alla B in maniera, diciamo, per onorare questo pubblico, questa città, questo attaccamento, cercando al più presto, se possibile, di andare in A. È logico, io non credo che i soldi in qualunque sport aiutano, non c'è dubbio, ma non sono tutto. Faccio un esempio, senza criticare nessuno, la Cremonese sono anni che cerca di andare in B, non so perché non me ne intendo, ma non ci sono. E penso che abbiano gli stessi mezzi. Scusi? Però fa il playoff. Viva lo Spezia. No, però la Cremonese. Diciamo che da domani la nostra società dovrà scegliere in maniera intelligente chi deve rimanere, chi deve essere sostituito, chi sono i giocatori per fare meglio nel futuro. E avendo imparato, quando ero in D mi dicevano degli amici di grossa età, andate in C2 e vediamo i giocatori bravi. Poi quando siamo andati in C2 mi hanno detto in C1, adesso hanno detto che invece seguiranno in B. Se ciò avviene avremo la possibilità di scegliere giocatori giovani che possono anche aiutare la società a crescere di più e cercare di migliorare anche a livello tecnico e tutto il resto, ripeto, esclusivamente per soddisfare questo attaccamento quasi morboso che questo pubblico ha dimostrato oggi con le presenze, con ciò che hanno fatto, con ciò come sono comportati, si merita. Presidente, 4 giorni Coppa Italia e campionato. Sì, ma noi parlano di calcio. Calcio. Non è finita, domenica prossima vinciamo la Coppa delle Coppe, perciò completiamo il ciclo del calcio. È un momento buono per la nostra famiglia perché la pallanuoto femminile ha vinto ieri in Russia battendo le greche, la squadra maschile venerdì ha battuto il Posillipo, siamo in attesa. Tra mezz'ora inizia la partita Savona-Brescia per vedere chi si batterà. Venerdì e sabato prossimo la squadra maschile saremo a Orodea in Romania per la Coppa d'Europa. Mi auguro che riusciamo a vincere sia le femmine che i maschi, sia la campionato italiano che quello europeo. Mentre lo Spezia deve solo vincere la Supercoppa, perché il resto l'ha già vinto. E meritatamente, perché una delle più grosse soddisfazioni, almeno da parte mia come dirigente, è che la squadra dello Spezia con 4 ragazzini
andarono settimana scorsa a Pisa vincendo, ma soprattutto giocando bene. Non aspettava il risultato di Pisa di ribaltarlo? Ma io mi aspetto sempre di vincere, non so perché. Non ho... Poi naturalmente ci sono delle volte che si vince, altre volte che si perde o si pareggia, vedi Cremonese, vedi Siracusa, vedi Carrarese, ma alla fin fine direi che la squadra è stata fatta in maniera giusta o sbagliata, non mi interessa. Oggi stiamo festeggiando, siamo primi, abbiamo battuto il Trapani, che sembrava una squadra che era imbattibile, di 2 punti, merito nostro e merito loro, sono cose che non c'entrano. Tra 2 giorni ci ricordiamo solo che il 6 di maggio lo Spezia ha vinto il campionato di C1 e parteciperà l'anno prossimo al B. Pensiamo come cosa faremo l'anno futuro con le scelte giuste per far bella figura. Presidente, 2 cose, tanto complimenti. Questi mesi estivi che vivremo probabilmente, quanti articoli o probabilmente quante voci sulle nuove società che comprerà, insomma, ci dovremo abituare anche a questo, visto che la ribalta diventa Serie B, probabilmente le voci si moltiplicheranno, no? No, noi abbiamo creato a livello aziendale una società che si chiama Social Sport, che fa sociale e sport. Sociale perché aiuta soprattutto in Nigeria, dove c'è gente che non vive con lo stesso tenore di vita nostra, e sociale nello sport, che fa bene ai giovani per crescere. Abbiamo una società, un'accademia, sono circa 100 nigeriani che giocano, cederemo molto presto uno di questi alla Juventus, Solomon, che abbiamo selezionato noi. Abbiamo 3 scuole di calcio in 3 città diverse. La stessa Social Sport ha acquisito il 70% del Rijeka, che gioca in Serie A nella Croazia, e la Croazia sta facendo un bilateral agreement, un agreement bilaterale con la Nigeria per scambiare tante cose, inclusi i calciatori, ed è un veicolo per portare i giocatori. Io lavoro in Nigeria da 35 anni e sono cittadino italiano e nigeriano con il doppio passaporto, e ci tengo a far del bene dove lavoro, dove ho vissuto metà della mia vita, e spero che questo mercato, che è molto importante, ci sono 1600 nigeriani che giocano a calcio in Europa, sperando di selezionare i migliori, di portarli a Spezia, con lo Spezia o con la Croazia riesca ultimamente a andare a far della figura. A chi la dedica questo campionato, questa vittoria? Sì, se c'è una dedica. Mio nipotino, perché non sto scherzando, ha 2 anni, è la prima partita che vedo. Spero che si chiama Giacomo ed è figlio di Simone, che è il vicepresidente. Ma non solo a nipotino, perché è piccolo e non lo capisce, ma più così mi auguro che si appassioni, avendo visto la prima partita di calcio in vita sua, e poi al pubblico meraviglioso che oggi ha assistito i giocatori, perché giocavamo in 13, oggi non in 12, in 13, no? C'era uno in più. Uno in più comunque. Ecco, lei è sempre abbastanza tranquillo in tribuna, ma che effetto le ha fatto, diciamo, tutti questi dato che lui è troppo agitato, ma io sono tranquillo per natura, esternamente, però finché non abbiamo segnato il primo gol, onestamente temevo molto che poteva succedere qualcosa di brutto, perché ho provato altre volte con la Proreco essere sicuro di vincere, poi invece abbiamo perso, e è una brutta delusione. Ma non avevo dubbi che oggi avremmo vinto, ci siamo riusciti, come non ho dubbi che faremo meglio l'anno prossimo, scegliendo con l'esperienza che abbiamo acquisito in questi anni i giocatori migliori che potranno dare alla società un maggiore impulso e una maggiore garanzia tecnica, senza criticare niente di quest'anno, perché tutti sbagliano, perché sono intelligenti, quando sbagliano se ne accorgono e modificano gli errori, quelli scemi preservano evidentemente. Posso, Andrea? Posso? Come se avessimo fatto 4 anni in uno, no? 4 anni in uno, voglio dire, è diciamo il punto finale di tutta una storia che è cominciata con
con la Serie D e con il nuovo Spezia. Pertanto per te è la terza vittoria, perché ricordavo in settimana la Coppa Italia del 2005. Certi professori si possono anche fare 3 ad 1, no? Quindi noi abbiamo un professore che ci ha consentito di fare le scuole superiori in tempo minore rispetto a quello che era stato pronosticato. Ho detto anche prima, secondo me noi abbiamo avuto la grande fortuna di avere un grande uomo di sport e una proprietà importante che è quella che ha consentito di ottenere questi successi. Senza una proprietà e un entusiasmo della proprietà così come abbiamo avuto noi, difficilmente saremmo riusciti a risalire da dove eravamo purtroppo piombati nel 2008. Io credo che il nostro presidente onorario, ma la famiglia Volpi, abbia capito veramente lo spirito di questa città, grande entusiasmo. Io credo che il colpo di fulmine non so quando sia venuto, sicuramente quando abbiamo vinto i playoff di C2, il bagno di folla, capire la gioia che aveva dato alla gente, a mio parere gli ha fatto anche forse gli ha fatto capire quanto fosse importante questa squadra per questa città. E credo che la sua più grande soddisfazione sia proprio quella, riuscire a dare a questa città e a questi tifosi queste grandi soddisfazioni. Quindi da questo punto di vista, e poi mi permetto di dire, insomma, raggiungere un obiettivo così ambizioso come la Serie B con una proprietà importante significa anche che il sogno possa non essere un qualcosa di effimero ma di stabile. Poi del resto, con l'entusiasmo e l'ottimismo del Presidente, sognare non è assolutamente vietato, perché ha già promesso qualcosa di diverso ai tifosi, quindi, ma questo è lui, lo sapete, però sapete anche che quando promette mantiene, quindi questa è la garanzia che ci può dare. Poi mi permettete di fare veramente i complimenti al Vista, perché anche quando ci sono state difficoltà, anche quando forse nessuno ci credeva, e quando dico nessuno, molti anche probabilmente vicino alla società, lui probabilmente è stato l'unico a crederci sempre, a lavorare continuamente, quotidianamente per questo obiettivo. Poi è chiaro che quando dipendi anche dagli altri devi sperare anche che qualcuno rallenti, però se non vai avanti con la determinazione, non professionalizzare l'entusiasmo con cui è andato avanti, ti perdi d'animo quando sei a 11 punti di ritardo. Lui non si è mai perso d'animo, ha portato questa squadra a un risultato storico. E in più ricordiamoci che questo è un anno in cui è successa una cosa che non sarebbe mai successa, perché vincere Coppa Italia, vincere il campionato non è mai successo. Io per me sono solo un po' da fortuna, perché il terzo campionato, la seconda Coppa Italia, quindi io faccio solo un amuleto, metto a disposizione la mia sofferenza e il mio essere amuleto. Aspettavo che venisse il mister, così sente anche voi ciò che volevo dire riguardo a voi. Allora, Serena è stata una persona, secondo me, che ha modificato totalmente la squadra da quando è venuto. Mi ricordo un giorno, eravamo in barca, venne lui con un altro allenatore, prima di lui, e io scelsi lui, non so perché. E da quel giorno c'è stato un figlio in particolare, pur essendo un taciturno da Veneto, pur non avendo molto dialogo col pubblico, forse è un difetto che ti consiglio di modificare, ma ha dimostrato che partendo in un momento difficile, con la sua calma e la sua tranquillità, è primo in classifica, senza dubbio, pur partendo con un handicap notevole, avendo avuto un problema durante il campionato, che è stato cambiato anche il direttore sportivo e mi assumo totalmente io la responsabilità, e penso che sia stata una fortuna averlo fatto, perché Amici ha dato un impulso maggiore di quello che c'era prima. Penso che il grosso merito sia stato perciò complimenti, e assieme creeremo una squadra di Serie B che darà onore alla città e a tutti gli sportivi. Bravo. Solo... Presidente, devo farla la domanda, per forza, visto che lei ha un po' anticipato, Michele Serena sarà l'allenatore dello Spezia nella prossima stagione? Io, da parte mia, non ci sono più. Ho detto che il signor Serena è stato bravissimo a portarci in Serie B, sarà il futuro allenatore, e assieme costruiremo una squadra che onorerà sia la città che la Serie B. Puntando, non dico il prossimo anno, al più presto possibile, ma grazie. Sempre con le possibilità economiche
tutta la società. Io penso che sia meglio, prima di tutto, creare una società che va a vivere anche tutto bene. Penso che sia già andato via. Lui non è molto interessato al pubblico, lui è un uomo pratico e poi dovrà andare solo. E va, vogliamo creare una società seria, con mezzi finanziari, che non spenta tutto che spenta, ma che organizzi la società come si deve fare, con un allenatore validissimo, un centro sportivo, con giocatori giovani per crescere assieme. E sia la società che il pubblico che si allena ci toglieremo molte soddisfazioni perché faremo sicuramente bella figura in futuro. Ecco qui, la parola a Fratello. Il baffo ha completato il cerchio. Sì, ora c'è più. Sono felice per i miei ragazzi. Io devo ringraziare due persone. Una è accanto a me, è il presidente, che mi avevano detto che mi ha scelto lui, e Moreno che mi ha portato nel presidente. Senza Moreno forse la presidente non ci arrivava. Per cui devo ringraziare queste due persone che mi hanno permesso di lavorare e di raggiungere questi obiettivi. Visto che il presidente è qui, gli devo dire che deve rifare tutti gli opuscoli, perché deve mettere la mia faccia. Era la promessa che c'era la che gli avevo fatto, sperando così di portarla a termine, in questo lungo percorso ci siamo riusciti, la mia battuta, però sono contento di aver mantenuto la parola che avevo dato. Hai vinto parecchio nella tua carriera da calciatore, questa è la prima grande soddisfazione dell'allenatore, c'è differenza, no? Probabilmente dalla parte opposta della barricata. La sento molto completa. Nel senso che è ovvio, non devo stare attento a molte facciature, devo stare attento a tante cose, devo far coesistere un sacco di persone, che ne sentiamo, ben 27, di staff, medico, tecnico, societario, per cui è molto completo. Mi gratifica molto, sono molto contento di vedere i ragazzi, la società, la gente contenta per questa vittoria, questo è molto importante, penso che si tratti di un'impresa, perché per come si era messa, perché il cammino è stato lungo, faticoso, pieno di ostacoli, però penso che la continuità dei risultati ci ha permesso di arrivare a oggi e poi di festeggiare. Tu hai finito? Finalmente gli applausi da ci sentiamo dopo, va? Perché la tutti? Siamo in vita, non c'è nient'altro. Mi fa piacere vedere la gente contenta. Ciao. In una settimana siamo riusciti a vincere Coppa e Campionato. Altro non c'era la La prossima. La prossima, come si chiama? Super Coppa. La nuova di Colonia. Buonasera a tutti. Ecco, prima mezz'ora un pochino di apprensione, perché... Io ve l'avevo detto quando abbiamo fatto la conferenza stampa, che la partita si poteva risolvere con un episodio, con un particolare, e l'episodio è stato l'Eurogol di Atomo, perché non riuscivamo a manovrare, non riuscivamo a giocare, eravamo contati, loro erano chiusi bene, sinceramente non riuscivamo a fare quattro passaggi di fila. E poi lì quello è stato particolare, anche se abbiamo avuto una punizione parata, un altro tiro da fuori, quello è stato il particolare che ci ha scrollato di dosso, penso, la tensione, un po' a tutti sinceramente, e da lì è cominciata un'altra partita. Il fatto di aver raddoppiato subito, poco prima dell'intervallo, penso che ce l'abbia poi spianato. Comunque il pubblico sta aiutato oggi, infatti ce l'avevi chiesto, sì, in particolare, ma aiutateci nei momenti difficili. Ma questo di non essere mai stato banale in questi 7 mesi. Prevedevo che ci fossero dei momenti di difficoltà,
anche per merito della Pina, che è venuto qui a chiudersi molto bene, è un cercato di ripartenza, come avevamo visto anche in altri DVD. E in quei momenti di difficoltà particolari della gara, dovevamo avere quella spinta in più necessaria per poterli superare. E così è stato. Io aggiungo una cosa, io purtroppo devo andare poi. Stasera dobbiamo festeggiare più che altro, se non erro, no? Dato che purtroppo io devo restare a Milano domani mattina presto, vi ringrazio e vi saluto. Chiudo dicendo che come presidente onorario, che non partecipa molto alla vita sociale, ringrazio tre persone. Zocchi, che io ho scelto con Spallenza, con consigli di altra gente, però per tanti motivi che probabilmente molto presto verranno resi pubblici, e spero, se è possibile giovedì, di avere una conferenza stampa con tutti voi, fisseremo l'orario, non so quando abbiamo quell'appuntamento. La seconda persona che ringrazio, a parte tutti i giocatori e tutti i tecnici responsabili, è l'allenatore, e il terzo è Ricci. Il mio punto di vista, ripeto, non vivo qui, non frequento, non conosco i giocatori, è difficile valutare quali sono i meriti, però sono stati loro che hanno preso una società che all'inizio andava malissimo e che alla fine ha vinto meritatamente il campionato di Cina. Questo è quello che conta. Ripeto, per chiudere, su queste basi le stesse persone, purtroppo Zocchi non c'è più, Ricci, Spallenza, Giuigi, Grandi Sconti, dovranno, con naturalmente l'allenatore, fare le scelte del futuro, e la società, che aggiungeremo qualche dirigente, come si chiama il dottore, qualche periodo? Ci sarà aggiunto, vediamo un po', e loro dovranno sottomettere alla società budget, le scelte che vogliono fare, per ben figurare e cercare al più presto di migliorare la situazione. Adesso dopo la piccola c'è, se non vuoi migliorare per andare in avanti. Non usiamo tanto questa parola per così scaramanzia, ma vogliamo, allora vince la Coppa dei Campioni, onestamente non me la sento, se è una battuta, ma era carnavale dopo aver bevuto un po' di vino, un po' di champagne, ma oggi noi siamo seri, festeggiamo qualcosa che non è stato facile ottenere. I meriti li ho già detti, naturalmente a tutti, al vicepresidente Andrea Corradino, al dirigente, a tutto, ma il calcio si gioca dentro in un campo, e chi va dentro è quello che dà i meriti maggiori. Noi dobbiamo saper gestire la società dal punto di vista finanziario, con dei budget, con delle scelte, ma poi sono loro che vanno in campo. Complimenti a tutti oggi, perché vince 3-0, una partita difficile, i primi 20 minuti è stata anche non tanto bella, io non parlo tecnicamente come vista, ma quando ha fatto il gol tutto, eravamo più tranquilli tutti, e al secondo anche ancora meglio, e vi dirò sinceramente, quando ha fatto il gol anche Vannucchi a 3-0 eravamo ancora più tranquilli. Questo è quello che conta, di solito sono, come dicono, la regola delle musse, delle cretinate. Per questo motivo complimenti ancora loro, ai giocatori, e in bocca al lupo per l'anno prossimo, mi raccomando, Ricci e Serena, assieme. Io penso che il connubio più importante sia il direttore sportivo e l'allenatore, che fanno le scelte giuste e che scelgono le persone e poi l'allenatore li fa giocare al meglio, giusto? Dipende solo da voi. Perciò abbiamo stima, fiducia, avete dimostrato di essere bravi, fatelo anche negli anni futuri. Vi ringrazio, a voi giornalisti, io me ne vado in quanti Milano e ci vediamo giovedì in base a quell'appuntamento, così non più al caldo di questa bellissima serata, usando più il cervello parleremo di tutto il resto. Grazie ancora e complimenti a tutti.